Iniziativa promossa dal coordinamento dell'ospedale di Santa Lucia insieme al coordinamento dei genitori. E io sono grato a tutte voi e a tutti voi per l'apporto importante, significativo e visibile che abbiamo dato in questi giorni a questa nostra iniziativa che ormai ha qualche mese di vita, perché se non ricordo male è iniziata il 14 gennaio. Cioè domani scade diciamo, il primo mese di iniziativa. Io sono felice perché abbiamo dimostrato grande compattezza, saggezza e sensibilità, lo dico come coordinamento, come anche il coordinamento dei genitori, perché siamo riusciti a intercettare un'esigenza profonda, cioè quella di salvaguardare e tutelare una struttura importante, non solo nella nostra regione, ma come abbiamo sempre detto nello scenario sanitario del nostro paese. Questa è la forza ci è stata data anche dai lavoratori e dalle lavoratrici, di questo sono grato a loro, perché hanno dimostrato attenzione sia al posto di lavoro, ma non con autoreferenzialità, ma con quella dedizione che secondo me è il valore aggiunto che bisogna dare alle cose che si fanno in sanità e nel sociale. Però ci siamo affidati moltissimo alla mobilitazione di tutti, abbiamo diretto con maestria a tutti quanti noi, perché la cifra di questo nostro impegno è stata resa visibile nel nostro blog, che all'inizio ci sono insieme di foto di tutti noi sostanzialmente. Quindi la cifra è quella coralità che abbiamo voluto dare alla nostra iniziativa, perché è, come abbiamo sempre detto, come ho detto sempre, Santa Lucia è un bene comune, è un bene di tutti, e questo è stato diciamo anche il leitmotiv che ci ha permesso anche di fare tante iniziative, di essere ospiti di media con i quali siamo riusciti, grazie al lavoro di tutti, siamo riusciti ad avere un'interlocuzione positiva. Ora io oggi non c'è Carlone, il grande Carlo Di Giusto, che come sapete è anche allenatore e ogni tanto lo ricorda, se lo deve ricordare, è impegnato una partita e quindi stamattina adesso ci ha telefonato e ci può salutare, insomma. Quindi Carlo non c'è perché è impegnato con la squadra di basket che, come sapete, è uno dei fiori all'occhiello di questa struttura. Allora, noi abbiamo voluto fare questo incontro innanzitutto per continuare nella trasparenza, nella condivisione di tutti circa le informazioni che sono in nostro possesso, ma anche per recepire sollecitazioni, osservazioni che tutte voi potete fare. E quindi chi vuole parlare poi con il microfono aperto, tenete sempre in mente poi lo slogan che se parliamo meno possiamo parlare tutti, in termini diciamo di economia. Dicevo, fare un po' il punto, ecco perché c'è anche il direttore il dottor Luigi Amadio, che su questo è stato molto presente e convincente nelle cose che stiamo facendo e che abbiamo fatto e che sono state fatte e che io penso, e anzi sono sicuro, si faranno per il bene di tutti. Quindi oggi entriamo un po' nel merito per vedere qual è lo stato dell'arte, a che punto è l'interlocuzione con la regione e con il governo, tramite il ministero di governo, se le cose stanno procedendo oppure se è un falso movimento. Queste un po' le cose che dobbiamo verificare e vedere come si procede. Io qualche idea, noi qualche idea ce l'abbiamo, poi la rappresentiamo, però è importante che adesso con la partecipazione di tutti, vedete, su questo tavolo ci sono i lavoratori, le lavoratrici, ci siamo noi come coordinamento, c'è la fondazione, perché questo è stato un po', ripeto, il segno distintivo di questa nostra iniziativa. Diciamo un parlarsi con tutti diciamo, i settori che sono ovviamente coinvolti. Ora io volevo un po' entrare nel merito e vedere, siccome l'interlocuzione con la regione l'ha tenuta il dottor Dio, poi se voi volete parlare subito magari con un telefono, io ho qualche domanda, cioè, a che punto è? Difatti, appunto. Allora, nel merito della questione, io volevo sapere, noi dobbiamo sapere a che punto è diciamo, la questione dell'abrogazione delle disposizioni regionali, perché noi
le disposizioni regionali volte a negare la legittimità stessa della fondazione ad operare come ospedale ad alta specialità. A che punto è la questione del ripristino del pagamento mensile delle prestazioni di riabilitazione? La presa d'atto se tutta quella questione, che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, nemmeno era oggetto di trattativa, però ce l'abbiamo vista perché comunque era un problema, la questione, diciamo, dell'IPS, a che punto è la questione dell'IPS? E un'altra delle cose che noi abbiamo sempre detto, e che poi la parte, diciamo, di sostanza, a che punto è? Perché noi abbiamo sempre detto che andava a definire immediatamente tra la Regione e la Fondazione, diciamo, gli accordi di remunerazione dal 2005 al 2009, che ammontavano a circa, diciamo, 60 milioni. Ecco, su questo, dottore Madio, a che punto è l'interruzione? Lei ha partecipato a tutte le incontri con la Regione, ecco, noi vogliamo sapere nel merito perché abbiamo accolto con positività la sospensiva del TAR, però la sospensiva del TAR non è che risolve definitivamente, quindi volta a fugare le ansie di tanti, sia dei lavoratori che chiaramente da parte dell'utenza e in genere anche dell'opinione pubblica, perché su questo bisogna dirlo. Io ho fatto, diciamo, un test, no? Ogni volta che vado in qualche iniziativa pubblica chiedo sempre se conosco la Fondazione Santa Lucia e insomma quasi tutti ci dicono sì, e qualcuno racconta anche esperienze dirette, insomma, di positività. Anzi, io non voglio fare il ci siamo, però è un dato di fatto. Ora, per poter continuare questa esperienza preziosa, anche perché noi dobbiamo decidere, diciamo, democraticamente le forme, le iniziative che dobbiamo porre in atto, anche perché noi, cioè, vedendo i media, sentendo i media, vediamo i titoli dei servizi che si danno sotto alla questione del Santa Lucia, quindi questo qui adesso diventa un problema, perché i messaggi che stanno arrivando al lato pubblico un po' più basso di quello che è il nostro. Anche se su questo vorrei ovviamente una parentesi, cioè un'altra bambina e la testa bambini, io penso che non siamo tutti i genitori presenti, alcuni dei genitori abbiamo sentito, immaginano e sanno che la situazione è risolta. Allora c'è venuto qualche dubbio anche a noi, perché vorremmo capire meglio i messaggi che arrivano ai grandi media. Io ancora ieri sentivo anche delle radio nazionali, così diceva che questo problema non è risolto. Probabilmente il fatto che siano entrati i licenziamenti per alcuni significa che il problema effettivamente non è risolto. Non è soltanto il problema, anche le segreterie dei ministeri dicono che il problema comunque è rientrato, quindi bisogna attivarsi anche dal nostro punto di vista. Noi genitori di questi bambini non è cambiato assolutamente nulla, perché i bambini che superano ci sono rimasti. Come ha detto la professoressa, nella situazione di euforia generale, visto che ci sarà l'intervento del TAR, i progetti vengono rinnovati, ma comunque tra un mese si dovrebbe rivoltare sulla divergenza, quindi noi, cioè, noi non possiamo passare a guardia adesso. Devo capire come vuoi, c'è anche rispetto a quello che sì, allora facciamo così, facciamo un giro anche, sentiamo anche le rappresentanze, insomma, i lavoratori su questo, così poi si saluta a noi Fabrizio Dalba, che è uno dei genitori che più ha seguito, diciamo, le vicende anche sotto il profilo tecnico. Facciamo così, allora facciamo un giro e poi il dottore Madio ci dice lo stato dell'arte. Sì, buongiorno. Io non voglio sconvolgere il palinsesto, credo che forse era tu, Mario, che sentire prima il direttore generale. Sì. Nel senso che io credo che poi tutti quanti noi e la gente che è seduta in questo momento davanti a noi ferma a un po' di tempo fa, quando il direttore generale, in conseguenza della sentenza del TAR, ha ritirato la procedura di licenziamento, che è un atto che per forza ha creato euforia. Io credo che questo non vuol dire che tutti quanti noi ci siamo tranquillizzati, però avendo, diciamo, sulle nostre teste il pericolo del licenziamento, trovo normale che i dipendenti abbiano accolto con molto valore questa decisione del direttore generale. È ovvio, e l'avevamo detto prima anche nelle varie assemblee che i sindacati, che i sigli sindacati hanno convocato in continuazione in questi ultimi due anni, che era un punto importante, ma non è un punto decisivo, nel senso che il TAR non dà soldi all'azienda, questo lo sappiamo tutti,
sospende delle delibere che abbiamo ritenuto ingiuste e che anche la Regione alla fine ha ritenuto ingiusta, perché il Montino ha provato con il decreto 8 a porvi rimedio e poi ci siamo lasciati l'ultima volta con il fatto che il Presidente Montino si era impegnato a fare una circolare, termine proprio, perché la circolare non può abrogare un decreto commissariale, quindi una circolare che doveva essere supervisionata e firmata dal professor Buzzani. Io credo che la gente che sta qui oggi è ferma lì. Immagino che giustamente l'azienda abbia continuato a lavorare e abbia cercato di sviluppare il discorso aperto con la Regione. Personalmente ho bisogno di sentire dal direttore generale come questa situazione è andata avanti in questi giorni per poter ipotizzare e progettare iniziative per i prossimi giorni. Grazie. Facciamo un giro adesso. Buongiorno. C'è stata anche un'interrogazione parlamentare di cui si aspettava una risposta dal ministro Fazio. C'è una cosa che abbiamo messo in campo, adesso dobbiamo verificare. Sì, le risposte sono state sessioni, sono un po' la sostanza. Allora, innanzitutto grazie per l'attenzione. Io ritengo però che il miglior ringraziamento che posso fare sia agli utenti che alla gente che lavora qua è di cercare di fare sempre meglio le cose che abbiamo fatto adesso. Alcune cose non sono andate come avrei voluto, parzialmente senz'altro non per colpa mia, quindi cerchiamo di migliorare e di mettere la carreggiata giusta. Vediamo subito qual è la situazione ad oggi. Questa sentenza del TAR è servita a rimettere nella strada giusta la fondazione che era stata da una serie di provvedimenti di 41 e 56, ma anche in questo 8, messa in una strada sbagliata che significava praticamente arrivare prima o poi a trasformarci da quello che siamo oggi a una, poco più di una RSA o una di queste strutture di riabilitazione a bassa intensità. Quindi il TAR ha lanciato un segnale chiarissimo alla Regione che le tesi che noi abbiamo sostenuto hanno un fondamento e che si traducono in una difficoltà operativa della struttura. Adesso la palla è alla Regione, insomma, perché la Regione quello che ha fatto col decreto 8 non è sufficiente. Non è sufficiente, lo stesso TAR ha scritto chiaramente nel dispositivo che non è sufficiente. Dobbiamo dire che dal 29 che c'è stato il dispositivo del Tribunale Amministrativo abbiamo avuto una serie di contatti, ce l'abbiamo avuto anche ieri. Devo dire a onor del vero che la volontà espressa sinora a parole e con i fatti, con queste riunioni, è di sistemare almeno questa parte 2005-2008, e questo sembra che stiamo andando avanti. Certamente più che le parole a questo punto conteranno i fatti concreti che non ci sono. Il problema dell'INPS fino al 2008 sembra che abbiano sistemato, noi comunque nel dubbio che non sistemassero siamo andati avanti con dei ricorsi al Tribunale Civile e su due ingiunzioni dell'INPS abbiamo avuto la sospensiva che non sono applicative, quindi noi ci siamo comunque cautelati là, perché lì abbiamo ragione, non è che siamo noi che non abbiamo pagato, è la Regione che non aveva pagato queste fatture cedute all'INPS. Per quello che riguarda il 2009 non abbiamo ancora la nostra remunerazione, è stato fatto ancora un atto, e lo stesso per il 2010. Una proposta che in una di queste riunioni a cui hanno partecipato anche il coordinamento ed altri, che è venuta dalla direttrice della USL, è di avere un accordo triennale, che io credo che per una struttura grande, con questo numero di persone, con questa quantità di prestazioni che fa, è indispensabile avere una programmazione triennale, perché non è che possiamo stare tutti i giorni in emergenza e sembra che noi vogliamo gridare al lupo, al fuoco ogni giorno, però la situazione è una situazione un po' troppo precaria così, quindi credo che sistemarla con un contratto, una convenzione tra noi e la Regione per 3 anni dà un lasso di tempo ragionevole a noi, agli utenti che stanno qua, alle persone che ci lavorano, perché non abbiamo esempio quando parliamo di Fondazione Santa Lucia, sono gli utenti, il personale e poi per ultimo l'amministrazione, quindi dobbiamo, siccome c'è una comunanza totale di interessi tra tutti e tre in questo momento, dobbiamo avere la possibilità di poter svolgere le nostre funzioni tutti al meglio e una garanzia minima è che sia un contratto triennale, quindi insisteremo per questo.
dove c'è una parte su cui c'è molta latitanza da parte in questo momento del governo. C'è stata questa interrogazione parlamentare che diceva prima di Casimirri, il professor Fazio ha detto io risolverò questo problema in tempi brevi, però in realtà già a maggio del 2009 quando era venuto qui da noi aveva dichiarato proprio in questa sala e poi alle agenzie che avrebbe risolto il problema e non si è visto nulla, quindi è importante il loro intervento perché in questo momento la Regione Lazio è amministrata a tutti i poteri un commissario ad acta nominato proprio dal governo, quindi in questo momento 2009-2010 quello che può essere non un futuro a un tempo indeterminato ma in un tempo congruo sta la palla diciamo nelle mani del governo, insomma, quindi a un certo punto è importantissimo la loro funzione. È importante anche che la Regione, questa parte che ha creato un dissesto per gli anni passati, la sistemi, perché questo noi l'abbiamo spiegato molte volte a loro, ci sembra che adesso l'abbiano abbastanza capito e sembra che vogliano correre. Parliamo sempre di sembra, perché a parole ci sono grandi dimostrazioni, noi crediamo che ci sia dietro le parole anche una volontà, però bisogna tradurla in atti concreti, quindi in questo momento la nostra situazione, siamo tutti contenti, io per primo che abbiamo avuto i licenziamenti, avevo preso un impegno che ho fatto bene a prendere, che è giusto, che nel caso di sospensiva avrei indicato di questi decreti 41 e 56 avrei dato i licenziamenti e questo noi l'abbiamo fatto. Però per ora significa solo che da un fuoristrada siamo tornati sulla strada, in una strada in cui però ci sono molti problemi che dobbiamo sistemare. C'è questa rivista che abbiamo un po' di copie e che è uscita già 15 giorni fa. Se voi volete rivedere c'è un articolo in cui illustra abbastanza bene la situazione della fondazione di oggi, dice questo che ho espresso poco fa, del TAR che è stato un ottimo segnale, un ottimo risultato, e però che rimangono tutti gli altri problemi di incertezza che vanno chiariti. Se vogliamo, come esempio, qui c'erano parecchi nodi, uno dopo l'altro, che stavano rendendo la situazione un groviglio assolutamente indestricabile. Il più grosso, che era quello di averci portato fuori strada e quindi condannarci progressivamente a diventare come un castello di carte in cui una carta cade dopo l'altra, è stato diciamo espresso chiaramente dal TAR. E le altre cose però sono tutte quante un po' da sistemare, quindi assolutamente non è una situazione tranquilla. Quando si dice che i problemi sono tutti risolti non è per mettere allarme o le ansie, però non è così, insomma, quindi dobbiamo adesso arrivare a dei provvedimenti e degli atti concreti che mettano diciamo noi, l'utenza e il personale, di essere perlomeno tranquilli. Questo non chiediamo di vincere la lotteria di Capodanno perché è ancora presto, non è ancora uscita, ma insomma, però questo è un atto dovuto che noi andiamo in un'operatività di tutta tranquillità. Insomma. Non so se ho spiegato bene, se ho domande magari. Nel dettaglio, dicevo, ci si sta muovendo, cioè risposte concrete. Noi abbiamo detto c'è un problema di rimunerazione 2005-2008 e 2005-2006-2007-2008. Su questo, atti concreti ci sono? Noi atti non ne abbiamo, però c'è una serie di riunioni, l'ultima l'abbiamo fatta venerdì, ci dobbiamo andare, alcune volte siamo andati anche la mattina e il pomeriggio, del giorno. Quindi qualcosa lì si sta muovendo, non siamo arrivati a una conclusione, questo non, oggi non abbiamo raggiunto nessun accordo, perché sarebbe folle dire che non c'è nulla quando magari è stato firmato un accordo. E poi c'è l'altra parte riguarda diciamo, il commissario, cioè il 2009-2010, sì, esattamente. Che per noi diciamo, ha un valore in sé, ma anche un valore simbolico, nel senso che potrebbe, deve creare una precondizione affinché si arrivi a quel contratto triennale, no? Che non rimetta tutti noi nell'ansia, diciamo, vabbè, ma che succede tra 5 mesi, 6 mesi, e che poi ti sconferma in qualche maniera anche il provvedimento che tu hai preso, cioè il TAR ha dato sostanzialmente ragione, ma rinvia, no? Non è che certo. È una sentenza di merito, è un fatto di rinviare. Noi in questa fase dobbiamo conquistarci, diciamo così, dobbiamo consolidare, diciamo così, il terreno, altrimenti fra un X tempo ci troveremo nella stessa condizione, magari una condizione anche nostra di debolezza, perché poi le iniziative si affrosciano, non è che non possiamo
tenere il fronte per tanto tempo. Io non conosco in natura un'iniziativa che possa durare 4, 5, 6 mesi, insomma, quindi noi abbiamo anche un'esigenza nostra di stringere. Allora, io ripeto, nel merito, c'è la questione dell'IPS, che era quella che secondo me nemmeno andava negoziata, perché era un atto pronto, si è risolta. Quello fino al 2008 sembra che abbiano proceduto la legge, cioè io io dico sembra perché giovedì abbiamo chiesto noi, perché giovedì era il termine nel quale la regione doveva pagare all'INPS questi contributi, per essere in scrupolo abbiamo chiesto, telefonato lì all'INPS, alla segreteria del presidente, il funzionario responsabile, che fino a quel momento non avevano pagato. L'11 noi, cioè il venerdì, siamo stati in regione lì. Responsabile del bilancio ci ha detto che avevano pagato e pagavano quel giorno stesso. Però quello anche che c'è qui, questo problema, noi ci stiamo pure muovendo, ripeto, abbiamo chiesto pure delle sospensive al tribunale, stiamo andando avanti con la cosa. Però quello sembrerebbe, però dico sembrerebbe, definitivo. La abbiamo, stata attuale, diciamo, però sembrerebbe. Mancano, diciamo, un po' nel definito. Sì, sì, questo. E poi c'è il problema appunto, diceva anche il presidente. La questione è che c'è stata un'interrogazione parlamentare su questo, c'è stata un'interrogazione parlamentare che ha chiamato in causa il governo. Sì. Perché gli atti adesso, una parte di quegli atti, deve prendere il commissario ad acta, non più prendere giù. L'interrogazione parlamentare è stata presentata dal Movimento Formisano, che come voi sapete è la sorella di un medico che lavora qua, quindi a parte l'affetto verso la struttura, anche un affetto personale che ci segue ancora con più attenzione. E lì, dopo quell'interrogazione parlamentare, si erano parlati l'onorevole Confazio e c'era l'appuntamento per incontrarci al Ministero l'8. Il giorno 8 però il Ministro è stato impegnato con un'audizione, una cosa improvvisa al Senato, e ha rimandato l'appuntamento ma non ha ancora fissato un nuovo appuntamento. Certo che la questione nostra è all'attenzione del Ministero perlomeno dalla fine del 2008. È sempre stato assicurato che nel 2009 loro la parte precedente non volevano intervenire perché c'è, questo è un contenzioso di tipo economico, noi non vogliamo intervenire sul passato, deciderà la magistratura, però interveniamo sul 2009 e gli altri in modo che il vostro rapporto con la regione, la vostra operatività nel sistema regionale sia un'operatività normale, insomma non basata sul fatto di fare ogni giorno una causa. Però fino adesso devo dire che l'intervento lì non si è concretizzato. Cioè in questo momento di concreto, proprio non esclusa la sentenza del TAR, è andata di plano, cioè un chiarimento, sì. Dal direttore, sull'ultima precisazione, se il pregresso, io credo che il pregresso del 2008 non possa essere solo di competenza della regione, nel senso che la regione non può deliberare qualcosa se il commissario non avalla. Quindi il discorso sul pregresso è comunque chiuso ed è in mano alla magistratura a questo punto. Ma noi i ricorsi lì ce li abbiamo, non è che non abbiamo. 2005-2008 abbiamo 25 ricorsi amministrativi, credo 6 ricorsi civili, quindi insomma alcuni sono pure esecutivi. Cioè, la cosa più grave è quello che ha originato i licenziamenti, era questa questione di portarci fuori strada, perché quando siamo fuori strada, ci lasciano fuori strada. Non è una questione di avere un rimborso più o meno, che quello, come ho detto sempre, ce lo giochiamo, fa parte delle attività che qualsiasi azienda o impresa deve fare, nel senso che cerca di avere riconosciuti i suoi diritti. Però quando noi veniamo posti completamente da un'altra parte, quello non c'ha soluzione, no? Quindi quella ha avuto soluzione, il resto però no. Volevo dire, ma sì. Quindi che la trattativa che... No, ma loro hanno detto con la regione, questi loro possono fare qualcosa. Loro hanno detto a noi che 2005-2008, almeno questo io ho capito, varie volte è venuto anche la rappresentanza delle giurate, che lo possono fare loro di competenza. Gli atti 2009 sono di competenza del commissario ad acta, quindi il governo. C'è il patto sulla sanità degli enti. C'è la... Una domanda. Scenario peggiore. Cioè. Va avanti con riunioni, però fondamentalmente non c'è un pezzo di carta, non c'è la liquidazione, diciamo, non c'è, sono i soldi. Cosa succede? Noi stiamo proseguendo tutte le cause, non abbiamo lasciato neanche quelle relative all'INPS, pur avendo avuto tutte le assicurazioni che loro spergiuravano, che sistemavano tutto quello che è la questione.
un'azione nostra di magistratura per questa cosa dell'Inps, che noi riteniamo, non siamo noi, dobbiamo pagare perché abbiamo già pagato, il contenzioso di carattere civile è tutto in corso. Quindi non è che, detto, siccome ci hanno detto che provvederanno, siamo tranquilli. Cioè il piano B è sempre pronto e lo stiamo seguendo. Siccome abbiamo preso l'abito di non fidarci più, allora siamo sempre facciamo le cose ancora più sfortunate. Il piano A non funziona, il piano B, siccome per la magistratura magari ci vuole un taglio di ragione, potrebbero funzionare lo stesso. Qual è la situazione effettiva della fondazione? Cioè, la fondazione ha comunque degli accordi per cui può andare avanti e può erogare un servizio agli utenti? No, noi possiamo erogare il servizio, però per questo quello che è importante è il 2009-2010. Quello degli arretrati è un problema importante perché ha creato uno squilibrio finanziario che noi dobbiamo colmare, perché sennò diventa una cosa troppo complicata. Però 2009-2010 dobbiamo fare, non è possibile, adesso io dico che a noi a fine 2009 ci propongono un contratto che abbiamo fatto ferro e fuoco da tutte le parti. Primo contratto che ci hanno proposto è la metà delle spese nostre, cioè noi nell'anno, adesso per dire parlare di cifre, nell'anno 2009 grosso modo l'abbiamo vista a preventivo e consuntivo è su quella cifra là, per tutte le prestazioni che abbiamo svolto abbiamo speso circa 65 milioni, il primo contratto che ci hanno proposto era di 30, poi loro lo sanno perché abbiamo contrattato tutto l'anno, detto, questa è una cosa impossibile, no? E quindi poi hanno proposto un altro contratto maggiore di 50, 51, una cosa del genere, adesso stiamo contrattando. Però è importante che noi abbiamo un contratto 2009-2010 per i prossimi 3 anni che ci metta almeno per questi anni in una condizione di operare tranquillamente. Quello del passato è importante, però noi credo che in un modo o un altro lo sistemiamo, credo che loro vogliono fare questo accordo, ci sono anche questi ricorsi sia amministrativi che civili. Però è importantissimo anche quello del presente, perché il presente adesso non lo hanno definito. Il presente abbiamo una sola certezza, che il TAR ha detto chiaramente che quello che intendeva fare la Regione, cioè di declassarci, portarci a poco più di una RSA, che significava tutte le prestazioni del Santa Lucia, sono in pericolo perché poi vanno una dopo l'altra, no? Non è solo quello delle esigenze, ma diventa poi quello delle prestazioni ambulatoriali, il problema delle altre attività, della ricerca, della didattica, vanno una dopo l'altra. Quindi quello siamo ritornati nella strada nostra a seguito di questo pronunciamento del TAR. Le altre cose però queste ancora devono fare. Non so se ho risposto chiaramente o no, perché magari è chiara per me ma non riesco a spiegarla, anche perché parlando tante volte sembra la stessa cosa. Succede che magari mi sembra di aver detto delle cose che ho in testa ma non le ho spiegate. Se non le ho detto. Siccome aggiungo, ci siamo visti già una volta. Sì. Iniziamo io ho avuto questa impressione, cioè che la cosa importante per la fondazione fosse avere un accordo triennale, questo è quello che ho capito durante comunque un accordo, diciamo, che mette la fondazione, riconosca la fondazione quella specificità, quella diciamo classe superiore alla media, e che anche dà un introito maggiore con la fondazione stessa, per questo. Ma quello corrispondente alle spese, quindi, non è che no, per carità, non è che non era una. Guardi, loro stessi hanno detto nelle riunioni che se fosse gestita da un ente pubblico, le attività che facciamo noi per il 2009 non potrebbero costare comunque meno di 130 mila euro. Quindi noi costiamo comunque meno, non è che costiamo meno. Ed è importante secondo me per noi capire lo scenario alternativo, cioè nel caso in cui questo non succederà, cosa si presenta, perché comunque noi abbiamo bambini che diciamo, hanno problematiche, altre persone hanno altri problemi, quindi giusto sapere quello che può succedere. Guardi, loro in questo momento dicono che queste esigenze hanno dichiarato, ovviamente io penso anche loro che vogliono trasferirle in atti concreti, che loro non vogliono che una struttura come questa qui chiuda, e quindi chiudere significherebbe non dare la remunerazione adeguata, non metterla nella sua categoria 2009 e 2010. Sembra che lo vogliono fare, quindi nel momento in cui c'è questo, noi dobbiamo trattare e andare avanti su questo. Per il momento non abbiamo interrotto prestazioni, stiamo facendo degli equilibrismi finanziari perché i mezzi che ci arrivano non sono sufficienti oggi, sono meno rispetto a quello che spendiamo, però questo qua è un problema nostro, insomma.
Senta, mi scusi, ma vorrei capire, la circolare esplicativa che loro devono fare entro fine gennaio, ma l'hanno fatta? A questo punto la circolare... No, ma anche per un discorso di intenzioni, perché qui si parla sempre di parole, siamo intenzionati, vogliamo salvare la fondazione, però nei fatti, comunque, anche che non serve a niente, loro nei tempi che dovevano fare, l'hanno fatta? No, loro la circolare non l'hanno fatta. Se facessero la circolare esplicativa di quei decreti che sono sospesi, sarebbe un atto illegale, perché se i decreti sono sospesi, è come se in questo momento non esistessero. Io quindi... sono d'accordo con lei, però comunque la sentenza del TAR doveva arrivare in concomitanza con la circolare, quindi loro avrebbero dovuto fare la circolare e avrebbero dovuto manifestare una buona intenzione a prescindere dalla sentenza del TAR, perché poi la sentenza del TAR andava a invalidare un altro discorso. Siamo d'accordo, perché nel 26 che c'è stata la riunione della regione quando non ci siamo mobilitati di sotto, e loro hanno detto che entra il sabato, ed era la giornata anche in cui il TAR, anzi il TAR il TAR è venerdì, è stato, noi abbiamo avuto cognizione venerdì alle 8, abbiamo fatto le lettere di revoca la sera alle 8 e 10, forse facendole troppo presto, perché qualcuno ha detto che dovevamo comunicarle prima ad altri di fuori, prima che noi. Quindi noi siamo stati veramente contenti di farlo, che abbiamo chiamato, abbiamo fatto le lettere, le abbiamo date già internamente alla segretaria, poi il giorno dopo ci sono arrivati pure gli improveri, perché come ci siamo permessi di dare le lettere, vabbè. Quindi dobbiamo presupporre che la circolare non è arrivata perché la regione ha saputo per tempo che c'era la sentenza del TAR. La regione, io se devo dire quello che penso, se no mi sto zitto, la regione lo sapeva dall'inizio che quella cosa non andava, perché quello che lo hanno fatto con il decreto 8, chiunque leggesse quella cosa lì di giurista, non parliamo poi che vuole vederla nel senso come può essere stato per i nostri, che vedevano in questo la possibilità di avere un licenziamento indipendente, quindi chiaramente come aspirazione, però non era così, non era assolutamente quella cosa lì vista da chiunque, o giurista, e il TAR stesso ha detto che non risolve i problemi che noi abbiamo sollevato, quindi non poteva una circolare esplicativa. Lì vanno cambiate proprio quelle disposizioni. Sono d'accordo, infatti secondo me la regione finora ha preso soltanto tempo perché c'è questa situazione, perché c'è questo commissario a temporeggiato, cercando anche di far calare, questa è la mia personale considerazione sul problema, cercando di far calare l'attenzione. Guardi, io dico di più, che loro hanno provato a buttare la palla avvelenata da noi, perché con questo decreto 8, che loro non hanno nessuna intenzione di cambiare quei decreti contestati, hanno cercato di intorpidare le acque. Come si vede sui film di guerra, di cui Mario è un appassionato, si mandano gli appestati al nemico, così si crea lo scompiglio tra le file del nemico. E questo hanno fatto loro, perché loro hanno creato questo decreto 8 che tutti i problemi che noi abbiamo sollevato non li risolveva. Risolveva addirittura qualche problema che noi non avevamo sollevato perché è talmente marginale che non ci interessava. Quindi ha risolto cose che non avevamo chiesto. Ormai, visto che comunque l'abbiamo visto anche qui, siamo molto meglio rispetto alle settimane passate, perché comunque ognuno ha dei problemi, c'è la famiglia, i bambini si ammalano, la gente poi comincia a pensare che la situazione si sta piano piano risolvendo, perché non cerchiamo alla fine di fare qualcosa, bypassando la regione che ormai se voleva fare qualcosa l'avrebbe fatto da un pezzo, e cerchiamo di arrivare direttamente a chi di dov'è, perché anche noi comunque dopo un po' ci stanchiamo, cioè bisogna qui cercare di un attimino concentrare gli sforzi rispetto questo è più importante, adesso mi dicevano che poi entriamo anche in regime di parcheggio, quindi sarà anche un problema cercare di coinvolgere maggiormente l'attenzione, cioè, anche i giornalisti, quindi dobbiamo cercare un attimo di arrivare proprio al nocciolo della questione per voi e per noi, perché comunque noi non ce la facciamo a tirare avanti ancora con questo sforzo. Ma su questo se direttore del ballo del decreto 8 la parlava che la richiesta consigli dell'80% passava al 97%. Non l'hanno ancora fatto, perché loro la rimessa poi... Perché ho capito che parlava del 56-41... No, però comunque... Però quello loro non lo hanno ancora fatto, perché le rimesse che arrivano a noi, arrivano dei 3 mesi, ad esempio quello che dovrebbe essere nel gennaio, a noi arriva, diciamo, a maggio. Quindi prima di maggio quegli eventuali aumenti, se li fanno, non li vediamo. Però quello è un problema di tipo anche economico, perché la questione della rimessa, per carità, noi siamo i primi che siamo interessati ai soldi, però se manca quello che è dietro i soldi, cioè la normativa e quello che è la collocazione, è indifendibile la posizione, no? Se la posizione rimaneva quello di 41 e 56, anche di questo 8 non era assolutamente questione, non è difendibile. Una domanda, quelle le domande che ti fanno i pazienti che tu mi
po' perplesso. Ma come mai la Regione, conoscendo precedente la nostra storia, si è permessa di fare un decreto così restrittivo, pur sapendo, perché parlando con le persone in giro della Regione stessa, la Regione ha un'alta considerazione della Santa Lucia? Questo è un problema che mi rendo conto che è più filosofico che reale, però questa cosa che questa Regione si sia permessa di fare di considerare noi come un RSA, francamente mi ha colpito sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista personale, perché come mai la Regione, è come se la Regione non sapesse che noi siamo un centro di eccellenza, che siamo un IRS, che sono anni che all'interno dell'RMC teniamo alto l'RMC giusto perché ci siamo noi, e questo che non riesco, è una domanda, mi rendo conto, un po' di quelle che si lasciano, però è la cosa che mi ha colpito di più, grazie. La risposta, come ha detto lei, è filosofica, quindi non può essere teoretici, no, noi certo non può discendere, diciamo. Allora, la sanità è un mercato e come le questioni di mercato ci sono anche dei rosti figuri che si aggirano, no, per poter prendere delle postazioni. Adesso noi non dobbiamo fare della dietrologia, a microfoni spenti la possiamo anche fare, diciamo, citando fatti più o meno concreti. A noi allo stato attuale costa questo, ci dobbiamo, voglio dire, impattare su questa situazione. Abbiamo innescato, diciamo, una serie di iniziative perché dobbiamo sconfiggere questo disegno che c'è dietro, perché è chiaro che c'è un disegno, no? Però non è che noi adesso abbiamo le prove, no? Anche perché nel paese è tutta una melassa, per cui lasciamo le cose come stanno, nel senso che noi abbiamo dei fatti concreti, c'è stata questa volontà, siamo riusciti, o meglio, il TAR, diciamo, per adesso ci ha messo, diciamo così, una pezza, come si può dire. Noi dobbiamo utilizzare, diciamo, questo grimaldello. Questo è chiaro, però allora dobbiamo anche fare in modo di metterci intorno delle difese, delle barriere più evidenti. Evidentemente le barriere che noi ci siamo messi non sono tali sufficienti, e questa è una cosa che non può andare, al di là del discorso filosofico, che mi rendo conto che non è filosofico. No, è chiaro. Cioè dobbiamo essere, allora la battuta che io facevo a me stessa è come quando ho preso la laurea in medicina e chirurgia che mi hanno dato l'attestato, io alla fine di tutta questa storia vorrei un attestato da mettere dove vorrei, in cui c'è scritto la Fondazione Santa Lucia è un RCCS, è uno sbrada, e questo che a noi ci serve, perché altrimenti come è successo nel 92, che noi eravamo nel 97, stiamo qua ogni volta a discutere con queste persone, roschi figuri, perché lo sappiamo perfettamente, a discutere di cose che non stanno nel cielo e in terra. Quindi filosofico sì, no. Ma fino a un certo punto, perché io, persona che lavora qua da tempo, che fa nel mio piccolo il mio lavoro, cioè essere ogni volta considerata, allora no, non siamo più, siamo come la Villa Fulvia, siamo come l'RSA, cioè questa è una cosa che non può stare più. Difendiamoci meglio, mettiamo dei paletti più importanti, non chiediamo solamente un riconoscimento formale, ma un riconoscimento scritto, trascritto, firmato col sangue, eccetera, in modo tale che noi a quel punto possiamo andare avanti, perché altrimenti poi le nostre richieste cominciano sempre dallo stesso punto. Mi scusi, ma... No, ma noi l'abbiamo detto, insomma, tra le desiderate, ma diciamo l'obiettivo finale, perché le iniziative hanno degli obiettivi finali, si partono con quelli immediati, ma l'obiettivo finale è avere un accordo triennale su questo, che occupa le cose a cui lei faceva riferimento, cioè quella precarietà continua, per cui ogni tanto si deve rivedere, perché dobbiamo sempre rincorrere, diciamo così, l'avversario. Ma c'era fatto io, mi inserisco, sono un papà e una... Purtroppo in questa fase lavoro, purtroppo per questa fase storica, lavorando in sanità, io ho un po' questi problemi in generale. Allora, rispetto al discorso dei disegni, anche perché poi se no ci carichiamo tutti a volte di cose che potrebbero essere. Il problema, intanto chiariamoci che il problema è trasversale, cioè è un problema che riguarda la Santa Lucia, ma riguarda non solo l'area di riabilitazione, riguarda l'ospitalità in generale, non è che i nostri problemi generali non ce l'ha. Quindi esiste un problema trasversale. Se ora stanno risolvendo il 2005-2008 è perché già dal 2005 c'era un problema di sottofinanziamento, quindi questo è un problema trasversale che andrà risolto, forse si risolve, forse non si risolve mai.
Detto questo, una cosa, un'opportunità che secondo me il TAR ci ha tolto, che secondo me invece noi dobbiamo stimolare a sollecitare la regione, è che vuoi o non vuoi quel pronunciamento del tribunale ha fatto venir meno un impegno a essere più chiari della regione, perché quella circolare, seppur interpretativa, seppur poteva non voler niente, voler dire niente negli atti, però almeno noi ci saremmo aspettati che in quei pezzi di carta ci fosse scritto qualcosa di più su quello che diceva anche la dottoressa, il ruolo, la considerazione, i parametri di valutazione e così via. Questo non c'è stato, perché il TAR di fatto ne ha fatto venire meno il motivo che però avevamo sollecitato noi. Quindi secondo me una cosa, indipendentemente anche dal fatto del piano di programma triennale, che è una cosa molto bella, ma su cui il lavoro è tanto, e non, anche perché è un lavoro triennale che non competerà più a questa giunta, quindi secondo me provare a spingere affinché qualche enunciazione di principio, che era la nostra circolare interpretativa, ma che ora potrebbe essere altro documento, ma attenzione, potrebbe anche essere un altro decreto, perché è vero che sono stati annullati il decreto, qual era, però a questo punto c'è una vacanza, cioè non è normato ad oggi quell'aspetto, quindi potremmo sollecitare, visto che la regione aveva normato in quel senso, rinormata nuovamente, prevedendo però le istanze che erano state fatte proprie. Questo secondo me è una cosa che si può chiedere a questa regione, oltre il discorso di sanare il pregresso, e lì il direttore sta andando avanti. Sulle altre cose, magari venissero che facesse una programmazione finanziaria triennale, la vedo difficilissima, la vedo proprio tecnicamente difficilissima, perché il fondo sanitario è definito annualmente, quindi anche il finanziamento a funzione è definito annualmente. Cosa diversa è che sancisci i principi, e lì io chiederei di modificare il piano sanitario, perché quello è un documento di programma nel quale ad oggi, poiché citava le delibere che sono state sospese, lì dentro ci sono ancora delle previsioni che non vanno bene a Santa Lucia. Allora bisognerebbe chiedere a sto punto: modificami il piano sanitario, tanto per chi arriverà lo cambierà, però intanto modificami il piano sanitario. Quello sì comincia a essere qualcosa di reale, perché sui soldi stiamo trattando adesso il 2005, non penso che sia una trattativa a breve termine, però a breve termine qualcos'altro si potrebbe fare. Quindi io direi, la cosa che chiederei a questa regione, poi andiamo al governo per chiedere altre cose, i soldi, è: allora sii più chiaro a questo punto su quali sono i nuovi indirizzi sul Santa Lucia, formalizzami in che cosa. Prima era la circolare, per me è un altro documento oggi, che però poi deve essere rifatto proprio al piano sanitario, che è l'unico vero documento di programmazione che oggi è stato elaborato e adottato. Io quindi, dal punto di vista mio, come genitore, devo avere una sicurezza anche su qual è lo scenario. Quello mi dà lo scenario, poi non so cosa lo dinego, però quello mi dà lo scenario, e quello io lo chiederei. Lavorare sul governo affinché metta dei fondi aggiuntivi per sanare queste situazioni di deficit, che attenzione, non sono solo tipiche di Santa Lucia, sono tipiche di tutte le strutture. Il pubblico, come la mia azienda, la mia fanatica, però diciamo, non ha problemi a uscire con un bilancio che batte 50 milioni di perdita, 100 milioni di perdita, il privato no. Quindi è evidente che il problema è un po' trasversale, è evidente che anche il Gemelli ha la stessa aspettativa, il Campus ha la stessa aspettativa, ed altri. Quindi quello però secondo me è una partita generale, perché io ritengo che delle accelerazioni solo per il Santa Lucia, non so se possiamo combattere per quello, proviamoci, però io sarei più pragmatico. Ci avete fatto delle promesse, ci dovete riqualificare? Va bene, fammi uscire nei documenti di programmazione, quindi prendi fai un'affermazione chiara, fammi un altro decreto, anche perché i decreti, adesso io non sono giurista, sono economista, sono sospesi. Nulla toglie che si fa un nuovo decreto che magari, girando un po' le carte, gli dice un po' le stesse cose dei decreti. Che riguardi gli oggetti dei decreti che sono stati sospesi, quindi diciamo la ridefinizione dell'area della riabilitazione, ma che lo modifichi secondo quelle linee che ci hanno detto. Io sono d'accordo con diceva lei, perché prima ci deve essere il quadro, no? Il quadro può essere un piano sanitario o un nuovo decreto. Se il piano sanitario è quello che noi abbiamo visto ufficiosamente, già stiamo preparando i ricorsi, perché non va bene. Quello che abbiamo visto ufficiosamente non va bene, perché non dà quel ruolo, a parte i soldi, e poi i soldi vediamo dopo, e quello fa parte del nostro mestiere, che dobbiamo fare per avere il ricorso di dovere.
Però se in partenza il nostro ruolo è mal definito o è espresso in una maniera inadeguata, noi lo vogliamo cercare. Infatti sul piano che non è uscito, che noi abbiamo visto, io ho delle copie informali che mi hanno fatto arrivare a diverse fonti, noi non siamo d'accordo, io l'ho detto. Però io ti dico la verità, che per il vissuto della mia azienda il piano sanitario è vigente. A noi Guzzanti scrive delle circolari richiamando delle previsioni precise di quel piano. Non è uscito sulla gazzetta ufficiale. C'è un altro item. Noi possiamo fare il discorso sul piano solo nel momento in cui è. Io ti direi di anticipare, già che ancora non è fatto. Noi siamo già pronti per fare il discorso. Io non vorrei fare il discorso, avrei provato di vista preso gli impegni. No, insomma, siccome il piano lo hanno discusso senza chiedere niente praticamente agli operatori, è stato un fatto un po' privato. Che... No, beh, certo. Allora, quindi a un certo punto l'unico intervento che noi possiamo fare nel momento in cui è pubblicato per diventare un impegno. Io adesso banalmente potrei dire, allora, dato che quel piano citava quei decreti che oggi sono sospesi, la domanda dello stupido è dire, scusa, ma la luce che sono sospesi, ad oggi quell'aspetto della programmazione sanitaria, come è normato, cosa ci dobbiamo attendere? Secondo me noi al montino della situazione, al morlato, dovremmo chiedere questo, dice, ma scusami, qual è lo scenario? Visto che oggi ormai è tutto tabula rasa, ma quello potrebbe essere il cosiddetto accordo triennale, che può non essere un accordo economico, perché questi indubbiamente, come ha detto lei, è vero, non sanno quali saranno i fondi a disposizione, tante cose. Però l'accordo triennale o il piano sanitario, o inserito il piano sanitario, è un accordo triennale che prevede una struttura come questa, che non è una struttura elastica come una piccola casa di cura di 50 posti, e non è che si può modificare. Non è che se fosse solo economico, se no, 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 io dico che l'economico viene dopo, prima è la parte strutturale e organizzativa, no? E se no non. È un po', Fabri, le cose che noi già abbiamo chiesto nelle due riunioni alle quali abbiamo partecipato, cioè che inserisce nello scenario definito dalla sospensiva, e la regione, uno degli atti che potrebbe e dovrebbe fare è proprio questo. Diciamo, un nuovo documento, insomma, che rimette in discussione le decisioni sulla della riabilitazione. E secondo me adesso l'ho visto, la parte dietro, stanno chiedendo la rendicontazione delle funzioni erogate nel 2009, non so se si può chiedere, laddove ci siano dei risparmi per quei soldi che loro hanno previsti da altre parti, se quei soldi possono essere veicolati verso. Guardi, questo è tutto vero, però io dico che il problema veramente è questo punto, superato questa dequalificazione del fatto del TAR, di avere, come diceva pure la dottoressa, almeno per un periodo di 3 anni, non è che diciamo 50 anni, poi sempre che noi quelle cose le facciamo non ce le vediamo, la strada su cui ci dobbiamo muovere, perché se no non è tanto andare a rincorrere quello di un anno che è passato o quest'anno, che sono sicuro che passerà tutto prima che noi chiudiamo un accordo di tipo economico o meno, ma di avere delle indicazioni nelle quali noi ci muoviamo sulle cose che noi facciamo. Io credo che questo è indispensabile. Se questa cosa state facendo delle riunioni su questi accordi, cioè, ma attualmente quanto sono distanti? Ma a parole siamo sempre vicinissimi. Non è che siamo mai lontani, non è che si è mai verificata una riunione in cui le posizioni sono talmente divergenti per cui uno prende e ce ne vado. Ma ogni volta viene un problema nuovo, perché indubbiamente la regione ha detto a uno dei genitori che è venuto l'altra volta, gli ha detto in un raro attacco di sincerità, il senatore Montino ha detto, dice, noi non siamo privati, noi quando le cose le vogliamo fare abbiamo 10.000 complicazioni. Il problema è che tante volte dicono le vogliono fare le cose che non le vogliono fare. Stavolta sempre vogliono fare, però poi ci vanno a sentire l'ASP, ci vanno a sentire con la programmazione. È veramente l'ufficio complicazioni affari semplici. Per cui questo sul passato, su quello del futuro non siamo, o il futuro che intendo 2009-2010, col commissario non, cioè, dopo la sospensiva del TAR la parte che dovrebbe essere dovuta non c'è stato contatto. Posso chiedere? Se sono troppo lungo, interrompete. Il genitore precedente le ha fatto una domanda molto diretta, sì, cioè che cosa accadrà ai nostri bambini nel momento in cui questa coperta sta diventando un po' corta e comunque tutte quante le fondazioni, tutti quanti gli enti che faranno riabilitazione dovranno accorciare leggermente qualcosa. Si può avere, che cosa pensa la proprietà di fare nel momento in cui sarà costretta comunque
a tagliare qualche prestazione. Noi, come genitori, sul futuro dei nostri bambini, che cosa ci possiamo aspettare? Nell'ipotesi peggiore, perché poi ovviamente nell'ipotesi migliore non vorremmo pensare... Ma guardi, io quando si fanno ipotesi, credo che anche questo, sempre è vero che la logica e la politica non vanno d'accordo, però chiaramente per fare operazioni di riduzione o queste cose dovrebbe essere un discorso ragionato, non è che si fa così, del resto a Saregione adesso ha visto che ha sbagliato, si taglia a tutti indiscriminatamente, fai bene, fai male, sei una struttura di un certo tipo o un altro, dagli altri quali. Quindi dovranno fare un'impostazione che il piano sanitario o altro di tipo diverso. Io questo credo che debbano fare, dipende un pochino dalle scelte loro. Noi, la risposta precisa è che per quello che riguarda noi, noi vogliamo continuare e ritengo che ci sia un'utilità, soprattutto per chi riceve le prestazioni che sono molto qualificate. Io devo dire, anche persone, membri della nostra famiglia hanno sufficiente delle prestazioni di qua e mi faccia dire che se andavano da un'altra parte finivano nominati. Io ho visto persone che non hanno seguito prestazioni qua da noi, poi perché da noi, che noi non sbagliamo, però svolgiamo le prestazioni in un certo tipo, in un certo modo, i primi a sapere questo sono proprio quelli che vorrebbero poi tagliarci, perché quando hanno bisogno di una cosa per loro, se lei sente come sbraitano, come la vuole. Io, sì, un attimo solo, io penso, vabbè, vada prego, perché volevo fare una sorta di, non di conclusione, ma cominciare a mettere qualche punto. Io, Mario, stavo brevissimo, no, perché oggi sono gioco in casa, non ho un'utenza con la quale spesso no, sono in conflitto, quindi sono abbastanza rilassata. E intanto ringraziare tutti i genitori, perché è vero, la volontà, le trattative che sono intercorse, che sono ancora presenti, eccetera, molto lo dobbiamo a voi. Poi che ci siamo uniti, e comunque è stata una voce comune, l'obiettivo è comune, e intanto è un'occasione per ringraziare anche Fabrizio, la mamma, che mi sembra abbastanza incisiva e ha giustamente detto ci stiamo stancando. Io, da parte nostra, parlo degli dipendenti, chiaramente credo che sia stato molto abbassato il livello di attenzione, no? La sospensiva del TAR, la sospensiva, insomma, la revoca dei licenziamenti, il problema è ancora logicamente presente, tante parole, più buona volontà, per carità, i passi avanti sono stati fatti, il dottor Medio ci testimoniava in questo istante, però noi di concreto, questo è il mio appello, che dobbiamo fare? Noi dobbiamo comunque cominciare a muoverci, perché mi pare che è vero che c'è stato un calo di attenzione, perché anche fisiologico, no? Tutta quella tensione, le manifestazioni. Ma la mia proposta è, ma vogliamo comunque unirci e tornare anche al governo, no? A chiedere qualcosa, a manifestare, cioè che cosa possiamo fare? Voi magari avete più esperienza per concretizzare questo appello, altrimenti così le riunioni ci sono, noi ci riuniamo tra di noi, c'è un passaparola, però di concreto penso che alla fine anche i giornali, tra noi stessi, no? Tra molte persone di noi, Angelo me lo testimoniava, il dottor Tonini lo stesso, pensano che il problema sia risolto. Allora, se dobbiamo batterci, come diceva Fabrizio, al di là dei discorsi tecnici, che lui chiaramente è un competente, ma non so, per questa cosa triennale, c'era, noi di concreto, noi utenti, noi lavoratori, noi dipendenti, che cosa possiamo fare ai fini concreti, Mario? Grazie. Io voglio dire anche questo, anche rispetto a tutte le iniziative che sono state fatte, che finora tutto quello che è bene e male è stato ottenuto poco, ma qualcosa è stato ottenuto, è perché eravamo in tanti. Poi man mano sempre decresce nel corso delle varie manifestazioni, però devo dire ci siamo fatti sentire. Adesso dobbiamo arrivare al governo, c'è poco da fare, abbiamo scritto tutti qui dentro, abbiamo scritto, ma se arriva la mia lettera singolarmente, arriva la stereotrama singolarmente, poi telefoniamo singolarmente, cioè non ci leggono, non ci cantano, perché purtroppo finché tu urli e metti i tuoi figli per strada, che è una cosa bruttissima, però lo fai, allora sollevi il problema e qualcuno ti calcola. Quindi qui bisogna capire, anche domandare, perché ora al di là, io personalmente ho scritto a tutti, ma ho puntato molto, l'ho anche detto, sul ministero per le opportunità, uno perché è un ministero piccolo e due perché secondo me se anche senza portafoglio è un pochino più raggiungibile, perché è più sensibile sempre a queste problematiche, però è la mia personale considerazione. Poi ho scritto personalmente anche alla Mussolini, perché ha sempre a che fare con l'infanzia, c'è queste persone che in qualche modo le sento parlare in televisione e trattano sempre problematiche di carattere sociale. Non è che non voglio arrivare al ministro della salute, sono solo che personalmente mi sembra irraggiungibile, cioè noi per lui forse siamo un problema come tanti altri. Poi io parlo anche da genitore di
bambino che è scritto qui dentro, cioè non è che a Roma poi ci sono tutte queste grandi strutture che fanno riabilitazione e che seguono 150 bambini, cioè voglio dire, se qui chiudono la palestra bambini, l'impatto c'è ed è significativo, perché anche altre strutture, quanti bambini vuoi che seguono e quanti bambini seguono in maniera continuativa? Poche. Quindi cioè, dovremmo essere proprio noi il motore di questa iniziativa rispetto alle istituzioni, e ovviamente voi come personale ci dovreste supportare, perché intanto se il servizio chiude anche voi siete intaccati in prima battuta, e secondo voi perché il numero volente o dolente fa la differenza. Quindi questa è la mia opinione. Ora perché insomma anche sì, voi... una cosa anch'io, Mario, scusami, come avevo detto inizialmente, probabilmente uno dei problemi adesso con questa revoca dei licenziamenti la situazione viene data per risolta. Io mi rendo conto che l'unica forza che abbiamo noi adesso è quella di fare pressione, dato come abbiamo già fatto portando i bambini in piazza, che è una cosa che sinceramente a me non è piaciuta molto, però l'abbiamo fatto, anche personalmente l'abbiamo fatto. Ora, visto che insomma noi che qui dormiamo, cioè abbiamo visto quali sono i problemi della Regione Lazio, specialmente della sanità, abbiamo visto in varie puntate di report di Anno Zero, dove probabilmente si mette pure tutto insieme tutto quello che è privato, mentre invece andrebbe un attimo diviso quello che è privato che funziona da quello che non funziona. Io capisco le ragioni di Fabrizio che lavora nel settore, ma io non ci lavoro nel settore, io mi ho fatto tutta un'altra idea che è molto simile all'intervento della dottoressa, cioè qui non è filosofia, qui è politica. Allora, visto che è politica e noi possiamo fare solo un minimo di pressione, non avendo lobby evidentemente da poter utilizzare, noi vorremmo capire se dobbiamo rimanere attivi come abbiamo fatto alcuni di noi genitori, perché all'inizio eravamo 100, adesso siamo in 10, oppure voi ci date un messaggio tranquillizzante come evidentemente qualcuno ha fatto, non so chi, io ho cercato in settimana di partecipare ad Anno Zero personalmente, questi di Anno Zero non so se è vero, però hanno avuto messaggi rassicuranti sulla situazione del Santa Lucia. Io sono sicuro che alla fine il motivo vero, a parte il taglio della trasmissione che era tutt'altro evidentemente, cioè dimostrare che in qualche modo il privato non funziona qui nel Lazio. Comunque, uno dei motivi che mi ha impedito, cioè, di fare rappresentare le nostre istanze, io lì avrei parlato sicuramente della crisi oggettiva del Santa Lucia, ma in particolare essendo papà di un bambino disabile avrei parlato anche della disabilità nel Lazio, dove noi da 4 anni abbiamo fatto richieste di assistenza domiciliare, siamo del municipio Roma 13 e non abbiamo ancora la risposta. Visto che abbiamo questa struttura che ci aiuta e ci supporta, noi siamo pronti, tra virgolette, a rimanere attivi, però dobbiamo capire se effettivamente serve a qualcosa oppure no. Secondo me sì, perché il problema è solo politico, questo vedo io, a parte i tecnicismi, i tavoli, i decreti e quant'altro, il problema è solo politico, perché se qui c'è gente, che non siete voi, ma che era, come dire, altre persone che vanno in Regione Lazio in tuta da ginnastica e sbattono la porta pretendendo dei soldi, oppure licenziano 500 persone il giorno dopo che la Regione Lazio gli cambia una virgola su un decreto, e noi qui stiamo invece tranquilli, attenti, rispettiamo le regole. C'ho l'impressione che siamo perdenti in questo contesto qui politico italiano, solo questo. C'era... Sì, Andrea Davetti, io sono un dipendente, un ricercatore con la Fondazione, e voglio fare un breve commento e una proposta anche a seguito di quello, una proposta operativa, diciamo. Allora, a me sembra che anche adesso fosse un momento buono, questa è anche un'occasione per invece toccare i temi filosofici o politici che siano, però in maniera molto concreta e molto semplice da un dato che ha dato il direttore poco fa. Allora, se è vero che questa struttura offre quello che offre, diciamo 65 milioni all'anno, è una analoga prestazione per il Servizio Sanitario Nazionale, costa 120 milioni, 130 almeno. Allora, questo è un dato eminentemente politico che dice una cosa essenzialmente, che la battaglia che dobbiamo fare nel momento che superiamo l'emergenza è una battaglia sul modello di sanità, sulla battaglia sul tipo, la qualità e l'efficienza delle prestazioni che si possono offrire e il modo in cui si possono offrire. Cioè, secondo me, alla fine, al di là dell'emergenza, il problema si risolve quando questo fatto semplicissimo, fondamentale, che ha detto il dottor Amadio, viene riconosciuto. Cioè, se una struttura è in grado di fare qualità, una struttura di eccellenza e tutto sommato fa risparmiare al bilancio regionale, è chiaro che deve essere premiata questa struttura. Questo è un fatto, diciamo, che può passare chiaramente a tutti ed è un fatto più politico. Allora, il problema ovviamente è quali sono i meccanismi per cui questo non accade. Io dico, ovviamente,
io credo che se prendiamo il piano, adesso io non conosco i dettagli, sono ricercatore, non conosco i dettagli del piano sanitario, però se andiamo a vedere i criteri di accreditamento, eccetera, eccetera, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Ovvero, e questo lo diceva altre volte la dottoressa Formisano, non mi sembra che noi siamo l'unica struttura che poi ha effettivamente implementa concretamente l'organizzazione che è prevista per un certo tipo di servizio assistenziale. Ma allora il messaggio, diciamo, che sul lungo termine è vincente, è quello di dire: noi vogliamo che, non che noi perché Santa Lucia, non diciamo noi che siamo più bravi, che ci sia un meccanismo effettivamente indipendente, efficace di valutazione, e quindi che questo premi la qualità e l'efficienza dei diversi servizi. Quindi questo mi sembra il punto da far passare, e questo è anche un punto che, essendo un punto politico, si può far passare in questo momento, al momento di campagna elettorale regionale. Questo è fondamentale, perché il piano, come è stato detto, il piano sanitario regionale verrà in qualche modo finalizzato alla prossima giunta. E quindi in questo momento, anche se le promesse elettorali sono quello che sono, è il momento di fare in qualche modo presente il nostro punto di vista. Noi non vogliamo favori perché siamo noi, vogliamo che sia riconosciuto una, insomma, in qualche modo ci sia un meccanismo di competizione e valutazione. Allora, la proposta concreta qual è? Era stata fatta già un'altra assemblea, in un certo senso. È chiaro che sono d'accordo con tutti, otteniamo qualcosa se abbiamo visibilità dei media, eccetera, eccetera. Quindi perché come comitato, non tanto anche quello come lavoratore ovviamente, ma come comitato Salviamo Santa Lucia, non in, diciamo, un confronto pubblico in tempi brevi, invitando rappresentanti del governo e rappresentanti della, diciamo, se non gli stessi candidati, comunque rappresentanti, diciamo, dei due candidati presidente della regione e il dottor Amadio, ovviamente qualcuno della rappresentanza dell'azienda, e discutiamo, diciamo, del merito, tutto sommato, ma del merito anche non negli aspetti tecnici, ma di qual è la visione, quali sono le motivazioni che vanno dietro quello. Però potrebbe essere, non è forse il momento di fare l'iniziativa di strada, ma è il momento di un confronto pubblico, invitando la stampa, eccetera, eccetera, potrebbe essere un momento in cui chiedere anche degli impegni, anche un po' di lavoro. Grazie. C'era Mario. No, se ricordo bene, da un mese fa il dottor Amadio ci aveva detto che erano stati fatti degli studi di benchmarking nel quale appunto si evidenziava quello che diceva adesso. Ed era, secondo me, di forte impatto questa cosa, se riuscissimo comunque in qualche modo anche a semplicizzarla. Quindi se questo studio esiste ed è strutturato in un modo da poter far capire qual è la differenza, no, di gestione delle diverse strutture sanitarie, magari riuscendo a trovare i canali giusti e pubblicizzandola, magari anche attraverso, non so, richiamando l'attenzione anche di nuovo dei mass media, e quello potrebbe essere un qualcosa in più, nel senso che io mi metto nei panni di un giornalista che, a cui arriva uno studio di questo genere, io immagino che sia oro colato per loro. Quindi, e anche per noi. Quindi io penso che possa essere una buona idea pubblicizzarlo. Sono dati, non sono chiacchiere. Sono dati. E cominciamo a parlare un pochino più completamente. Io non so quanto si possa fare questa cosa, se è fattibile, se sono dati ufficiali quelli con cui sono state fatte queste verifiche, oppure se sono così, insomma, stimati e in modo poco concreto, nel senso che bisognerebbe avere i dati esatti delle altre strutture e tutto il resto, però io immagino che questo possa essere una buona cosa. Forse anche far parlare anche i pazienti delle altre strutture, forse sarebbe. Volevo, grazie. Intanto ringrazio.
ringrazio il direttore generale dei chiarimenti che ci ha fornito questa mattina e anche dei chiarimenti che vengono dalla nostra platea. Io volevo fare un passo indietro, probabilmente arriverò al punto dove è arrivato Fabrizio, ma poi fare un passo indietro per sottolineare due elementi di pericolo che vedo in questa situazione. Primo punto, noi non dovremo mai dimenticarci il contesto in cui ci siamo mossi in questi anni. Noi ci siamo mossi in una situazione dove ancora oggi si dice che la situazione economica della sanità della Regione Lazio è la più disastrata in Italia. Non ha paragoni in nessun'altra regione, è una cosa completamente a parte. Il secondo punto, ci siamo mossi in una situazione dove l'opinione pubblica non sponsorizza la sanità privata. Non sto qui a ricordare le varie trasmissioni televisive a cui abbiamo assistito, e che fanno in modo da declassare la sanità privata, da farla interpretare come una cosa di serie B e spesso anche pericolosa. In una situazione del genere, e qua probabilmente quello che dobbiamo ringraziare più di tutti è il dottor Amadio, la Fondazione Santa Lucia è riuscita a conservare una diversità, cioè nel senso che, oltre che non è mai stata coinvolta in scandali, questo ci fa piacere. Però a parte questo, non parlo solo di problemi giuridici, parlo di un concetto di opinione pubblica che si ha della struttura, perché tutti i tavoli, tutti i posti dove noi siamo andati ci fanno i complimenti. Uno alla fine si stanca di ricevere i complimenti, cioè, come siete bravi, ma come siete belli. Il punto è che ti stanchi di ricevere i complimenti, ma se poi non li ricevi più, a livello di impatto non è che sei andato avanti, sei andato indietro. Quindi questo è il primo pericolo. Dice, ma perché vedi il pericolo? Perché comunque avere una considerazione anche di facciata, anche se non lo pensano i politici e ti devono fare i complimenti, è una cosa importante. Dico questo perché in una campagna elettorale che abbiamo di fronte, che potrebbe essere comunque pericolosa, si deve ancora scaldare, secondo me fra un pochino si scalderanno le signore in questione. Il pericolo che poi si emenda a 360 gradi c'è, ok? Anche perché mi ha un po' preoccupato, direttore, mi ha anche fatto ridere sicuramente, l'articolo dell'Espresso non aveva fondamento, siamo d'accordo, però è una cosa in più, una cosa veramente stonata, per cui si interpretava una determinata situazione in maniera politica, non c'era nulla di concreto, non c'era nulla di serio. Sono quei segnali per cui mi viene oggi da dire stiamo attenti, perché da domani qualcuno potrebbe non dirci più bravo, e non è questo un punto di favore. Il secondo pericolo che sottolineo, e lo devo fare, prima ho detto è bene, credo che è chiaro che i dipendenti si siano giustamente un po' rilassati, non è un bene questo, scusate. Si sono rilassati giustamente, ma non è un bene, perché chiaramente se c'è un pericolo di licenziamenti e l'azienda li revoca le procedure, ovviamente un po' da festeggiare, i dipendenti sentono di averlo. Però attenzione, lo dico, io quando parlo spesso vengo interpretato male, ma forse può darsi che lo faccio anche un po'. È il tessino dei grandi uomini. No, grande, non ha 1,68 m, lasciamo stare. Forse lo faccio anche apposta, qualcuno dice, però non lo so, comunque lo dico. Attenzione, perché non è che si può stare in una situazione dove c'è chi festeggia, cioè il sindacato festeggia, perché le sigle sindacali, se si ritirano dei licenziamenti, hanno motivo di festeggiare. Quelle mio vi però. No, non mi interrompe, non è un punto. Non volevo provocare questa volta, certo, quelle mio, lo so, fammi finire il discorso e ci arrivo. Però comunque in un ritiro di una procedura di licenziamento il sindacato ha motivo di dire meno male, vedete i dipendenti abbiamo ottenuto un risultato. Io non sto dicendo che fanno bene, sto dicendo che dobbiamo fare in modo che questo non sia un punto per sederci, ok? Che non sia un punto che c'è chi festeggia e chi continua a dire oddio guardate che non è finita, anzi forse il TAR è il punto di partenza. Non sto, me lo pongo io Mario come problema, cioè, siccome io faccio anche il sindacato. Questa domanda me la sto ponendo prima di tutto ad Angelo Tonini, ok? Perché questa situazione potrebbe non agevolare in nessun modo quella che è la battaglia comune di tutti quanti noi. Dopodiché chiudo per non togliere tanto spazio, ma io credo che le conclusioni, io sono molto vicino a quello che diceva Fabrizio, se c'è un tavolo
di trattativa e l'azienda lo sta seguendo, però se ci sono iniziative pubbliche da fare, le iniziative pubbliche hanno senso solo rispetto a un obiettivo chiaro, perché altrimenti può essere interpretata male, può essere letta male, può essere strumentalizzata. L'ho detto perché l'ha detto Fabrizio, eh? Ok? Dico questo per dire, voi la situazione dove siamo rimasti, questa regione ci aveva assicurato questa circolare, ma la chiamiamo tutti in circolare, che è lo sviluppo del decreto 8 e che ha avuto ulteriore motivazione di essere espletata dal fatto che il TAR ha dato ragione alla Santa Lucia. I dipendenti sanno questo, i dipendenti devono chiedere questo. Le sedi dove andarla a indicare, è ovvio che siano sia la regione sia a livello governativo, perché se il professor Guzzanti non ci mette una supervisione non vale nulla. Allora ciò che dobbiamo a breve pensare è, sono iniziative pubbliche e alla regione e a livello governativo su questo, e nessuno ci può di niente, perché ci abbiamo assistito a quel tavolo, ok? Lì sono d'accordo, sì, ha ragione il dottor Amadio, tu mi devi dare le regole, poi gli accordi economici vengono tutto dopo, ma dammi le regole, dammi la sicurezza che il mio status non dura 2 o 3 mesi, che a luglio mi ritrovo a discutere se la Santa Lucia sia una RSA, una clinichetta o sia l'istituto più bello del mondo. Dammi delle regole e fammi capire, perché un imprenditore ha ragione a chiedere su che terreno deve giocare, se no come fa? Mica può giocare a pugni. Scusate, grazie. Posso risponderti rispetto a quello che ho detto? Prima cosa, rispetto alla regione Lazio, se dica strada, non è un problema di personalmente nostro, nel senso che noi comunque non è che possiamo rispondere in prima persona dei buffi che hanno fatto loro, di come hanno speso i soldi, quindi sì, è vero quello che dici tu, che bisognerebbe tornare a tavoli trattative, ma alla fine a me come ottengono il risultato fondamentalmente non mi interessa, a me interessa che qui il problema nostro venga comunque risolto, quindi se la strada è la piazza, visto che bisogna capire che tutte le volte che siamo andati in tavoli di trattative ci hanno sempre abbagliato con tante belle parole, ma nei fatti non hanno fatto nulla, nulla per risolvere il nostro problema, anche per il discorso dell'articolo 26 della palestra bambini. Nonostante ci siano tutti i presupposti per sistemare la situazione, dal momento che dovrebbe essere soltanto un discorso puramente formale il passaggio degli utenti da non residenziale a semi-residenziale, quindi questo è il mio punto di vista rispetto alla regione. Secondo poi anche il discorso della sanità privata rispetto alla sanità pubblica, cioè credo che qui tutti i genitori, prima di essere arrivati a Santa Lucia, siamo passati per le varie ASL, per i vari ospedali e ci siamo fatti un minimo di... abbiamo fatto sempre i bambini delle varie strutture, quindi siamo i primi a poter testimoniare che questa struttura, ancorché convenzionata, quello che è, comunque è una struttura che funziona e funziona bene, proprio perché i nostri bambini sono seguiti con questo approccio multidisciplinare e soprattutto, a parte il terapista, c'è anche il medico che ce li può seguire e ce li può valutare nel tempo. Terzo punto, anche secondo me dobbiamo arrivare al governo, perché è inutile che ci stiamo a parlare troppo di ipocrisie. Questi lo sanno benissimo che la situazione funziona. Dove è stata ricoverata la moglie di Napolitano? È stata ricoverata a Poppo e se è andata in qualche struttura e qualche altra struttura? Cioè, lo sanno benissimo che qui le cose funzionano e funzionano bene. Comunque loro, se devono essere ricoverati, la strada in qualche modo la trovano. Non è che siamo solo poi disgraziati come noi, comunque ci dobbiamo farci fare anni e anni di liste di attesa. Posso... Scusi, non stava finendo. No, io sono perfettamente d'accordo con la signora che dall'inizio di questa riunione parla di cose concrete, perché veramente sono anni che io come rappresentante sindacale ho seguito per 2 anni i discorsi della regione e onestamente di promesse, l'ho già detto quando siamo andati alla riunione con Montino, veramente siamo stufi, basta. E quindi dobbiamo fare qualcosa di concreto, perché parole non abbiamo bisogno di sentirci dire che la Santa Lucia è un IRCCS ad alto livello, se vogliono possono venire a controllare, è compito loro, le terapie si fanno, quindi la struttura c'è, non ci dobbiamo inventare niente, non dobbiamo convincere nessuno. L'unica soluzione è, ancora una volta, secondo quello d'accordo con la signora, scendere in piazza, perché qui il problema è comune alla signora ed è comune a noi come lavoratori. Quindi abbiamo un obiettivo comune e i risultati li abbiamo avuti l'unica volta che siamo scesi effettivamente a manifestare. Quindi d'accordo nel dare, dobbiamo solo scegliere il tipo di obiettivo, dove andare e cosa fare, perché è inutile che insomma stiamo ancora a parlare, le trattative loro le stanno seguendo chiaramente, bisogna sicuramente dare un'ulteriore dimostrazione di quello che siamo.
e di farci sentire, quindi organizziamoci, perché chiaramente anche la comincia a calare anche l'interesse, giustamente, sia dei lavoratori che dei familiari per gli impegni, poi naturalmente è una cosa che finisce nel tempo. Quindi organizziamoci su un obiettivo che potrebbe essere questa volta il governo. Allora, già il direttore generale mi taglia la parola, prima ancora di sapere quello che voglio dire. Due minuti, quattro punti rapidissimi. Il primo, voglio essere pragmaticamente realista. La situazione è esattamente come prima, abbiamo semplicemente posticipato un problema. Il discorso del consiglio, della sentenza del TAR sospende, quindi non ci garantisce nulla. Esiste un piano sanitario, Fabrizio diceva prima, che ha copiato pari passo il decreto 41 e il decreto 56. Quindi nel Lazio è prevista che i posti letto di alta specialità sono 200. Ve la faccio breve, per quanto ci riguarda dovrebbe essere più o meno 160, quindi mezzo Santa Lucia, secondo, lo proviamo, muore. Secondo punto, ex articolo 26, è andato via il genitore. Oggi come oggi la realtà ci vede assolutamente soccombenti per una semplice burocrazia formale, vuol dire che trasformare in non residenziale in ambulatoriale, lo abbiamo chiesto da meglio tempo. Stiamo provando a fare una serie di riunioni personalmente, perché è chiaro, ognuno segue i suoi conali. Il 18 di gennaio è stata mandata una lettera ufficiale da parte della USL a seguito del nostro incontro con il direttore generale alla USL per chiedere cosa fare della Fondazione Santa Lucia. Vi sintetizzo il concetto. La nostra richiesta è molto semplice: ci sono gli spazi, c'è il personale, c'è la capacità, c'è la competenza. Verificare se quello che stiamo facendo ha senso o non ha senso per la Regione Lazio. Questo stiamo chiedendo. 18 gennaio stiamo ancora aspettando risposte. Terzo punto, dato pragmatico, ultimi dati disponibili ASP, quindi dati ufficiali, ci fanno capire che mentre alla Fondazione Santa Lucia vengono riconosciuti circa 360 euro più, euro meno per generale degenza, ad un'altra struttura senza prenomi, il Policlinico Umberto Primo, la tariffa è di 5.200 euro al giorno. Dati ufficiali, quindi non stiamo parlando di cose che qualcuno potrebbe eventualmente... Attenzione, sono ultimi dati disponibili, perché dal 5.200 euro, non sono 500, 15 volte di più. Quindi non stiamo parlando di dati, ripeto, ultimi disponibili che mi sono inventato, dati da delibera. E poi la volta scorsa vi ho raccontato come alcune aziende sanitarie hanno triplicato il fatturato assegnato. Ultimo punto e concludo, sperando di essere stato in 2 minuti. Una cosa fondamentale: questo è il nostro ospedale e lo continuerà a dire fino alla morte. La Regione si deve impegnare, non in campagna elettorale, scrivere che cosa vuole che sia la Fondazione Santa Lucia nel patrimonio sanitario regionale e nazionale. Altrimenti sono chiacchiere. Triennale, io lo farei quindicennale, non è possibile perché chiaramente sono altre necessità. Ma non può essere che l'eccellenza sia la prima cosa che la Regione pensa di tagliare per andare a recuperare 19 miliardi di euro, che è quello che troveranno a marzo chi governerà la Regione. Allora, queste sono le cose fondamentali. Dobbiamo aumentare, secondo me, l'attenzione, alzare il tiro. Abbiamo tutti quanti scritto, chi più chi meno, io personalmente ho scritto a tante persone, alcune ho sentite anche telefonicamente la scorsa settimana, stiamo aspettando risposte, e i genitori lo sanno a chi mi riferisco. Ma non può essere così. Siamo stanchi che qualcuno pensi che la Fondazione Santa Lucia sia qualcosa che può scomparire. Non può scomparire. Questa è un'eccellenza, non è un privato, questa è un'eccellenza della sanità nazionale, se non europea. E quindi questa cosa, secondo me, va detta forte dappertutto, e so che questo è condiviso da tutti quanti noi, perché siamo più esattamente allo stesso motivo. È il discorso della filosofia che si faceva prima. Chi ha visto Anno Zero può fare tante considerazioni, però giustamente non facciamo filosofia. Non abbiamo... Il dato ufficiale è: qualcuno paga la Fondazione Santa Lucia 360 euro e Umberto Primo 5.200 euro al giorno. Solo questo so, tutto il resto lo vedremo. Allora, io ho insegnato qualche anno filosofia, ma la stiamo facendo passare con una cosa che si occupa di cose negative, si occupa anche del bello, insomma, secondo tutte le cose brutte, cioè, è una questione filosofica, insomma, volevo fare una difesa d'ufficio. Allora, io parto da una considerazione. Parto da una piccola considerazione a proposito dei media di cui tu parlavi. Io sono il presidente del Sant'Alessio, il centro regionale Sant'Alessio Marghera di Savoia, che sta qua vicino,
e che si occupa di persone con disabilità visive. Siamo anche un ex articolo 26. Quando mi sono insediato nel 2006, io ho trovato la situazione di risparmio. C'era la magistratura dentro, per essere espliciti. Una delle cose che facevi le coscienze sensibili è che mi sono ritrovato con un'assunzione fatta dal governo precedente della regione di circa 29 istruttori amministrativi, fatto durante la campagna elettorale. 29 istruttori amministrativi, una struttura che riabilita, perché noi siamo ex articolo 26, c'erano 70 impiegati, sono diventati 101. E mi sono trovato che le figure tecniche, cioè gli psicomotricisti, i neuropsichiatri, erano precari e noi avevamo 45 istruttori amministrativi. La settimana scorsa ci siamo trovati anche noi sull'Espresso. Intanto siamo stati associati al privato, non che la cosa in sé sia una schifezza, ma insomma noi siamo un'ente pubblica, un IPAB, che è l'acronimo Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Perché noi avevamo agevolato il passaggio di quei 29 strutture amministrative che erano un peso in un'altra amministrazione comune, le ASL, l'abbiamo facilitato. Io non potevo licenziarli, né lo volevo fare, perché poi la responsabilità non è dei lavoratori, ma di chi fa quei concorsi, diciamo così, farlocchi, che non servono se non ad aggravare situazioni, guarda caso, nella sanità. Ora, perché vi ho citato, diciamo, questa imprecisione da parte di un giornale? Perché se noi stiamo appresso ai giornalisti, noi non dovremmo fare assolutamente niente, perché per il giornalista la notizia è a geometria variabile, a secondo se è funzionale, diciamo, al suo sentire, agli interessi del suo editore, la notizia può essere messa in prima parte, seconda e terza, sono tutte queste cose che noi le sappiamo. Ora, dove voglio andare a parare? Io penso che dovremmo avere una certa autonomia, tra virgolette, cioè noi ci siamo costituiti come un coordinamento che deve rappresentare il bisogno, diciamo, in sé, come si diceva in termini sempre filosofici. Cioè noi dobbiamo porre questa esigenza, diciamo così, agli amministratori e quindi anche al governo, che ci torno su questa questione, perché noi non abbiamo fatto fino adesso sconti a nessuno. Su questo siamo stati chiari nella nostra azione. Ora vediamo nel concreto. Io penso ci siano delle corresponsabilità sia da parte della regione, perché questa roba andava affrontata a tempo debito e non fatta, diciamo così, decantare e farci trovare in questa situazione, ma a questo punto anche del governo. C'è un commissario di governo che fa quell'atto numero 8, cioè che sostanzialmente poi viene disconfermato dal TAR dopo qualche giorno. Beh, mi sembra andato in giro sostanzialmente, era prendere tempo e sostanzialmente andare in giro. Ora, la proposta che io mi sento di fare è la seguente, anche insomma recependo le cose che ci siamo detto, seppur fugacemente. Noi stiamo continuando a raccogliere firme perché fra qualche giorno, e questo lo decidiamo insieme, quelle firme vanno portate al Presidente della Repubblica, alla Comunità. Cioè, noi ci eravamo lasciati con questi impegni. Siccome abbiamo ereditato in parte, diciamo, delle firme che già c'erano, altre le abbiamo raccolte, noi dobbiamo stare, diciamo così, sulla notizia, perché abbiamo visto che soltanto utilizzando, diciamo, adeguatamente i media, la regione e quindi anche il governo, perché io personalmente ho assistito anche a telefonate da altissimi livelli, diciamo, del governo attuale. E quindi c'è stato un interessamento, però appena si è abbassata, diciamo così, la soglia mediatica, è rimasta la telefonata. Allora non dobbiamo altro che rialzare la soglia mediatica, anche utilizzando il fatto che si stanno andando le elezioni. Cioè, noi dobbiamo essere bravi anche a interpretare il momento. Quindi la proposta che noi facciamo è portare queste firme con una piccola delegazione fatta da noi, e da quanti ci vogliono stare, chiaramente, non è che mettiamo non è a numero chiuso, cioè, però per essere, diciamo così, più agili, di portare al Presidente della Repubblica, anche perché, come dicevi tu, la famiglia del Presidente della Repubblica, a seconda di avviare qua c'è anche un altro personaggio, che per questioni bravi se non faccio nomi, però un genitore, adesso non mi ricordo se c'eri tu quella sera, quando sei andato a trovarlo, c'eri tu gliel'hai chiesto, dice, ma tu perché sei venuto qua? Cioè, e lui gli ha detto, perché è una delle migliori, se non la migliore del nostro paese. Allora mi sembra che ci sia una certa contraddizione tra ciò che si rivendica in pubblico e poi quello che si fa, diciamo così, nel privato. Siccome io personalmente non credo alla delega, non credo all'uomo che può, la donna che possa risolvere i problemi, ho sempre pensato che secondo me le cose vanno fatte, diciamo così, con un certo movimento. Allora, questa è un'iniziativa, quella di darci una data,
Noi abbiamo chiamato anche la presenza della Repubblica, la segreteria, per cui stiamo aspettando, diciamo che è stata, però noi gli abbiamo detto che l'iniziativa la facciamo, noi ci andiamo insomma a portare queste benedette film. L'altra, che secondo me è importante lo stesso, è quella di fare l'iniziativa sotto il Ministero della Sanità, perché a questo punto è chiaro che deve entrare in gioco il governo, perché il governo c'è il commissario Tacca. Io non credo che non possiamo non farla e farla adesso. Cioè non è che ci possiamo mettere a fare gli equilibri, dopodiché tutte le altre iniziative sì hanno quell'obiettivo, cioè di tentare innanzitutto di risolvere, qualcuno ha l'ipotesi migliore che si risolva tutto adesso, però perlomeno a gettare le basi in questo momento dove diciamo le controparti comunque stanno un po' in difficoltà rispetto a noi, perché lo ripeto, l'abbiamo anche detto in gente, adesso non è una questione di sanità pubblica e sanità privata, perché però su Santa Lucia nel merito nessuno, perlomeno a quando mi costa, perlomeno pubblicamente ha detto guardate Santa Lucia c'è una parte che va, però è una schifezza, mentre delle altre strutture o pubbliche e private te lo dicono subito, quindi evidentemente c'è un elemento forte che è quell'eccellenza che noi sappiamo perché sulla nostra pelle l'abbiamo potuto verificare, però anche all'esterno è percepito così, quindi noi ce la dobbiamo giocare su questa cosa. Quindi io propongo che si faccia A, questa delegazione che va a presentare la Repubblica, B, che si faccia questa iniziativa sotto il Ministero della Sanità, perché io credo che il governo, ripeto, il governo che sta dentro la regione con il commissario Tacca possa risolvere questa questione, la debba risolvere, noi dobbiamo smascherare, così come abbiamo fatto rispetto alla regione, noi ci siamo andati un paio di volte alla regione, abbiamo fatto iniziative, si sono mossi, ma ripeto, il muoversi è inversamente proporzionale alla capacità di cooperazione che abbiamo, se si abbassa quel livello non si muove, questa è un po' la questione. Quindi io vi chiedo, come dire, di esprimervi, non è che lo mettete voi, per carità, è intenzione nostra, diciamo, del coordinamento comunque di fare queste iniziative e vorremmo, diciamo, condividere, perché è chiaro che dobbiamo essere numerosi, non tanto rispetto alla delegazione che dobbiamo fare rispetto al, perché non è che possiamo fare manifestazioni a piazza Quirinale, insomma, però sotto il Ministero della Sanità io penso dobbiamo essere avanti, però non facciamo come la regione, concretizziamo la data, vediamo. Noi abbiamo pensato al dispetto, siccome noi quando facciamo una proposta cerchiamo di vedere, diciamo, i pro e i contro, abbiamo deciso la data del 18 stamattina, non so se tu hai detto che c'è un'altra manifestazione. Ah ecco, voi vedete c'è una manifestazione nazionale sulla sanità che fanno i sindacati, allora dobbiamo decidere se fa nel 18 dove, diciamo, il livello di attenzione poi su di noi si abbassa, non ci dobbiamo aggregare a nessuno secondo me, perché deve rimanere, diciamo così, la specificità, dobbiamo decidere la data, sì, e la data, questa è un po' la proposta che io faccio, che insomma, abbiamo condiviso. Ma dire una cosa rispetto a quello della sanità, che comunque poi alla fine Santa Lucia è equiparabile anche alla struttura comunque, non c'è anche l'altro senso, perché questo è un centro, poi è un ospedale particolare, cioè qua ci sono persone che in altre strutture non vengono calcolate di questo come dosi, persone che fanno riabilitazione con la stessa comunità unico, diciamo, non possono essere seguiti nella stessa identica maniera, quindi bisogna no magari ti fanno, sì, magari fanno, sì, ti fanno due terapie e non impara. Scusate, è brutto dirlo, però ti assicuro sul fatto della disabilità, è una disabilità infantile, è una particolarità di questa struttura, io non è che voglio dire che noi siamo più, cioè puntare su questo aspetto è fondamentale, secondo me ci si punta poco. E poi una cosa sola a Mario, io capisco che i media oggi sono importanti, perché noi quando abbiamo fatto questo incontro un mese fa c'erano il triplo delle persone. Oggi ci stanno un terzo delle persone e vi assicuro che molte delle persone, anche molti dei genitori, sono convinti che la situazione è a posto. Cioè l'intervento che ho fatto Salvia oggi, secondo me è illuminante, cioè nel senso, ho detto tre cose, siamo come un mese fa, oggi però lo sappiamo noi, gli altri non lo sanno, dobbiamo diventare brevi, perché se andiamo a fare la manifestazione in 10 secondo me, però non dobbiamo aggregarci agli altri perché dopo ci perdiamo, però se andiamo in 10 in piazza, qui ogni giorno in piazza ce ne stanno 10 di manifestazioni, oltre che in piazza anche sui tetti. Quindi o diventiamo un po', come dire, numerosi e compatti e uniti, i messaggi sono univoci, sì, ma i messaggi univoci, i messaggi che arrivano nei media univoci. Vabbè, facciamo questa iniziativa, scusate, proprio per, beh, questo numero non è che lo possiamo decidere sulla carta, no, però fare informazione tra di noi.
secondo me anche da parte degli operatori, perché comunque guarda, no, è fondamentale, perché così come per loro ci hanno posto il problema loro del licenziamento. Ma Mario, su questa rivista c'è scritto aziende, spiraglio di luce per la Santa Lucia. Uno, cioè non è che uno legge sta notizia e dice meno male, si è risolta la situazione di Santa Lucia. O no, o mi sbaglio io? Cioè io... Allora si tratta di capire che riproponiamo il tema per Santa Lucia, questo è un po'. Ma dobbiamo fare una, come dire, un'informazione interna. Mario, che se decidiamo. Scusami. Prima che nasceva il coordinamento Sappiamo Santa Lucia, già noi dipendenti con i segreti sindacali hanno raccolto più di 40.000 firme. Con tutti quanti gli utenti che venivano. Quindi non è soltanto da raccogliere firme adesso e portarle al presidente. No, no, no. No, io l'ho detto, no, recuperare la memoria sulle firme. Che già ci sono. Sì, sì. No, però adesso, noi abbiamo un problema di comunicazione, diciamo, tra di noi, dove è chiaro che c'è stata questa sovrapposizione, risolto la questione di licenziamento e risolto tutto. Però non è un caso che io ho citato quel piccolo episodio che ci riguarda, mi riguarda come presidente, perché poi i giornali veicolano quello che gli pare. Allora c'è un problema di informazione interna nostra e su questo dobbiamo lavorarci. Non sono interna, scusa. No, la comunicazione nostra a far sapere i genitori. Ma sono quasi i giornali legge che la situazione è risolta, i giornali dicono la situazione è risolta. Perché poi dice, ma questa è scema che dice che è risolta. Chi è scema? Cioè, mi dilate, cioè, mia moglie che chiama altre mamme. Cioè, questa è la situazione. Cioè, sembriamo noi che ci diventiamo a manifestare tanto per me, come se non ci avessimo altri problemi nella vita, che non è così, non è evidente. Però questa è la situazione. No, nostra, cioè, no, no. Certo, è quello che è anche il problema dell'apparenza della comunicazione. Mario, scusa. No, perché voglio dire, cioè, se la cosa che passa è che Santa Lucia è sacro, ma poi noi all'interno di Santa Lucia c'è un altro problema, che è quello della conversione dei bambini e quindi della potenziale emissione di 80 bambini. C'è un problema aggiuntivo a quello già esistente, che però non è evidenziato. Quando io lo dico agli altri genitori, ho messo 2 miliardi di avvisi in palestra, gli altri dicono, vabbè, ma tanto voglio dire, i palestri sono stati rinnovati. No, gli altri l'hanno fatto mettere. Posso dire una cosa, ma come è partita all'inizio questa cosa, che i genitori dei bambini sono stati rinnovati? E così è partita fino adesso. Cioè, secondo me, almeno. Poi se scendiamo in piazza, certo che se soprattutto l'opinione pubblica vede che c'è, ci sono 100 persone, 150 persone sotto il Ministero della Sanità e si capisce che questa cosa, cioè se non si parte dall'interno, c'è qualche modo a dare un'informativa a media. Però appunto prima abbiamo fatto che di loro. Appunto, la conoscenza per l'altro, secondo me si deve iniziare, ecco, dall'interno nostro, perché poi lo voglio dire, i giornali, le televisioni, poi di conseguenza arrivano quando c'è, come diceva Mario, una marchesa o qualcosa diversa. Infatti se non ci ricompattiamo noi all'interno, poi se qualcuno viene contattato dall'esterno ci sono segnali diversi e quindi il messaggio è misleading, insomma, non è chiaro. Viene contattato in qualche modo. Ma quanti siamo qui oggi? Scusate, sentiamo la settimana prossima. Innanzitutto il blog deve dare messaggi un po' più chiari pure. Però Mario, il blog c'era scritto che il dottor Amadio incontrava il ministro. Questo c'era scritto. Quindi il messaggio era assicurato. Peccato che poi in questo incontro non si capisce se c'è stato, non c'è stato, che cosa si sono detti. Cioè pure su quello. Cioè, io dico un minimo di efficacia in più, perché uno vede il blog e si tranquillizza. No, cioè secondo me bisogna anche differenziare il problema della palestra, perché se intanto basta qui, che il Santo Lucio è quasi sabbia, e poi arrivo io, scrivo l'avviso sulla palestra e poi dico, ma questo è scema. Cioè la prima cosa che mi dicono è che sono io che mi faccio i problemi, perché poi i progetti sono pure rinnovati, quindi comunque ci vuole anche un
una comunicazione più incisiva anche da parte del personale, del stato dei medici e degli operatori rispetto a un problema che c'è, è velato, nascosto, che è un problema, c'è. Io mi associo pienamente a quello che ha detto la signora adesso. Ovviamente che ieri sera sono stata una riunione elettorale di queste che vanno di moda in questo periodo. No. Distingo. Con una persona che tutti conoscete, che è candidato, non voglio far nome. Mi detto che sono apolitico, non ho da essere, anche se mi onoro di aver militato in un glorioso partito. E il messaggio che è passato, lì c'erano 200 persone ieri sera, estrema periferia romana, più dei 20-30 persone, complimenti, avete risolto a Santa Lucia. E io continuo a dire che a Santa Lucia non ha risolto niente, che non è cambiato niente, che ci sono i problemi che ci stavano prima. C'è sta notizia positiva che è tale del Lazio, che possa fare qualche cosa. Quello che passa dai dipendenti, che qua ne vedo pochissimi, è che a Santa Lucia ha risolto tutto e che adesso ci deve applicare il contratto. Voglia che noi stiamo a spiegare che a Santa Lucia non c'ha i soldi, non ha preso una lira, non ci credono. Passato un messaggio che qui è tutto risolto, non ha risolto niente. Perché questo, se fosse un paese normale, cosa che non è, voi non volete fare nomi, ma a me tanto non ne frega niente, gli Angelucci, i Zucchi, gli Spalloni non dovrebbero operare in questo campo, perché sono quelli che oltre alle vicende vecchie, le diasse e quant'altro, che hanno affossato comunque questa regione, e la colpa giustamente adesso noi dobbiamo assartirlo è anche del governo. Il governo c'ha molte colpe su queste cose, il commissario è suo, il subcommissario è suo, non sto a ripetere le cose dette 300 volte, ma la verità, amici, è questa. Noi non abbiamo risolto niente, ci si è aperto un piccolo spiraglio, perché me personalmente, io sono arrivato un altro anno, se campo, non andrò in pensione, saluterò tutti quanti gli amici con cui ho lavorato 40 anni, io ho 40 anni che lavoro qua, non è un giorno. Mi dispiace aver visto una fine che mai avrei creduto che fosse stato possibile. Ma no, perché ce lavoro io per il dottor Amico, perché questo è un centro che funziona e centri come questi dovrebbero funzionare e non avere questi problemi. Però ripeto, all'esterno è passato il messaggio che qui non ci sono più problemi. E per quanto riguarda come lavoratore, le cose che vengono fuori è quando gli diamo l'aumento contrattuale, scusate se sto stato vago, ma credo di rappresentare quello che si dice fuori e all'interno del nostro posto di lavoro, che è la convenzione statale. Ci sono altre Guardate, nel dubbio la direzione sanitaria è sempre aperta, chiamatemi, ok? Mario, posso, scusa, senta, per diciamo sensibilizzare un po' tutti i genitori di questi bimbi, si può fare una lettera posta dove ogni intervista, ogni